L'azione del Museo della Memoria del Mare e dell'Uomo è cominciata dal 1993 per l'impegno di Lideb Mohsen, un impiegato postale, un poeta ed artista che all'età di 40 anni ha deciso di ritornare al mare, culla della sua infanzia, per riannodare una relazione persa. Si è impegnato a pulire il litorale da Gerba, Zardise e Ben Garden, una costa dalla lunghezza di circa 150 km. Mohsen raccoglie dunque tutto ciò che porta il mare sulle spiagge, bottiglie in plastica, di vetro ed oggetti diversi sui quali il mare ha lasciato le sue tracce. Guidato dallo slancio ecologico, etico e poetico, raccoglie gli oggetti e li elabora in quadri artistici sotto forma di configurazioni, di forme e colori, dal sapore post-apocalittico. Rintraccia la memoria del mare e dell'uomo ricomponendo gli oggetti trovati lungo le coste in temi di alto profilo storico e filosofico. Gioca con i colori alla luce riflessa delle migliaia di bottiglie in plastica riempite d'acqua. Raccoglie le luci fantastiche spaccate come da un prisma dalle bottiglie trasparenti e multicolorate, realizzando nel suo giardino incantevoli arcobaleni. Forse è una risposta istintiva della cronica siccità del posto dove l'arcobaleno non è sempre inteso come il termine di un temporale, ma preludio di fertilità. Depositati al suolo, in funzione dell'idea artistica, gli oggetti ripropongono personaggi, scene ed avvenimenti storici. Ovunque compaiono appelli al rispetto della natura. Composizioni gigantesche captano l'attenzione dei visitatori, soprattutto dei bambini e di coloro più disposti al sogno e alla fantasia. La principale configurazione vorrebbe comporre l'inizio dell'universo, il Big Bang, con l'epicentro della deflagrazione e le sue galassie, i buchi neri, la Via Lattea, dei meteoriti, il Sistema Solare, mostrando la progressione dell'esplosione verso l'infinito. Compare l'arca biblica su un mare di inquinamento e di armi di distruzione, sulla quale tutti galleggiamo. Le torri gemelle americane, distrutte l'11 settembre 2001, davanti alle quali Mohsen ha posto ampolle di vetro, che simulano le lacrime di compassione dei martiri dell'eccidio. Uno spazio è stato riservato all'isola di Robinson Crusoe, un personaggio chiave nella vita di Mohsen, una estensione che rappresenta il suo essere uomo d'azione che vive in condizioni isolate e difficile sopravvivenza e adattamento ad una natura selvaggia. Maestra di vita da cui impara l'azione con le cose ed il mare. Una capanna composta di relitti trovati sulla spiaggia, una palma sotto la quale si presentano configurazioni artistiche a guisa d'offerta a Dio, con cui Robinson Mohsen vorrebbe barattare per un ritorno alla civilizzazione e alla libertà. Un grappolo di ragione. Composta da bocce nere e di bottiglie verdi, simulano il tralcio di vite, un sole risplendente di luci, dei pezzi di legno scolpiti dal mare. Il poeta si è identificato con l'uomo primordiale, che lui chiama Bugmiga, è l'uomo di Neanderthal che ha dato inizio alla storia dell'umanità e dei suoi rappresentanti. Per questo ha scritto i nomi dei personaggi che avrebbero influenzato l'umanità. Senza alcun ordine né cronologia in scrittura araba e latina. Di segni, dei simboli, delle cifre, impressi sulle tavole dei relitti, faticano nella memoria dell'umanità ad essere trattenuti e salvati dall'oblio. Hannibal, Zoroastro, Nietzsche, Neruda, Ataturk, Ibn Battuta, Solgenizi, Mussolini, Zapata, Nasser, Gandhi, Averroè, Confucio, Dante, Allende, Omar El Mokhtar, Mandela, Dalí, Nerone, Pizarro, Hugo, Goethe.
L'isola deserta simboleggia anche il martire delle idee insolite, l'isolamento, la risposta alla iniquità umana, la riflessione che veste la solitudine, il ringraziamento all'arte, che l'aiuta ad esprimersi e a tradurre il suo intimo messaggio per tutta l'umanità. Nel ricordo atavico di Sopravvivenza alla sete, Bug Miga ha riempito centinaia di migliaia di bottiglie d'acqua prese dal rubinetto di casa, come fosse una risposta all'ossessione sua e della sua gente, che da secoli in questa regione semiarida soffre per la mancanza del prezioso liquido. Tuttavia, con l'acqua, lui vuole coglierne anche la luce ed i riflessi, che a suo dire nella composizione di nuovi mari rinchiusi nelle ampolle di plastica donano una sorta di ipnosi e riaccendono il fuoco artistico. L'iniziazione all'osservazione e alla comprensione delle luci, dei colori, delle ombre, dei riflessi multidirezionali richiede un lungo periodo di attenta osservazione. Il riconoscimento ed il rispetto della materia al di sopra degli usi utilitaristici. L'aura degli oggetti, spiega, è spesso inafferrabile e domanda la sincerità e la perseveranza per ottenere la conquista dei valori artistici nell'uso di questi supporti. Non è stato faticoso spiegare ai giovani studenti questa forma comunicativa. Essi, con la loro mente pulita ed entusiasta, hanno subito partecipato alla raccolta dei materiali e, come novelli ninja del mare, hanno partecipato con gioia e piacere a giocare con l'acqua sui terreni sdrucciolevoli delle lagune salate. Hanno immediatamente capito il valore ecologico della loro azione, la pulizia delle spiagge, del mare, il soccorso agli animali minacciati dalla plastica. Si è formato spontaneamente una squadra per la sorveglianza del litorale contro ogni sorta di inquinamento. Il volume e l'impatto visivo di centinaia di migliaia di bottiglie di plastica raccolte era impressionante. Sembrava ovvio mostrare a tutti un siffatto lavoro di disinquinamento. Così, nel 2002, Mohsen Bugmiga si propose per il Guinness dei primati ed ottenne la certificazione come la più importante raccolta di oggetti provenienti dal mare. Un risultato che diede animo e perseveranza al lavoro, che in realtà non tutti potevano comprendere. Finalmente si è coniato per lui un binomio che fino ad allora era sconosciuto: ecologia ed arte. Pour que cette douce bouteille puisse arriver à destination. Et quelqu'un devra passer. Mais tous. Durante la raccolta di bottiglie di plastica giunte dal mare sulle spiagge da Mohsen, con inaspettata sorpresa sono stati ritrovati messaggi che erano stati lanciati dalle rive di altri stati. Alcuni provenivano dalle coste italiane. I contenuti dei messaggi andavano da richieste di soccorso a dichiarazioni d'amore o di disperazione. Questi messaggi sono ancora conservati gelosamente dentro le bottiglie originali. Anche Mohsen ha lanciato 84 bottiglie contenenti le sue poesie ed appelli al rispetto del mare e della natura. Di questi messaggi ha ricevuto una decina di risposte attraverso telefonate o per posta. Un intenso lavoro didattico nelle scuole sulla sensibilizzazione alla ecologia marina e terrestre ha dato la possibilità a molte classi di giungere in visita al Museo del Mare.
la curiosità destata ai ragazzi attraverso le insolite composizioni artistiche realizzate con i reliti del mare ha sovente scatenato la fantasia dei ragazzi, che a loro volta si sono cimentati nelle scuole in esperimenti con i medesimi materiali, dando vita a configurazioni anche di grande dimensione. Il Museo della Memoria del Mare si trova a Zarzis, il luogo da cui il fenomeno della emigrazione clandestina inizia la traversata del Mediterraneo. Un uomo dalla sensibilità sociale e poetica come Liedeb Mohsen non poteva non essere toccato dal grave problema delle numerosissime morti avvenute nei tentativi di raggiungere l'isola italiana di Lampedusa. Anzi, lui stesso ha raccolto gli avanzi che le onde hanno gettato sulle spiagge, il corpo di un uomo sul quale ha pregato e composto un poema. Lo ha chiamato Mamadou. Scarpe, abiti, oggetti che raccontano le tristi storie e la disperazione di un popolo in cammino verso la speranza di una vita migliore. Senza ordine prestabilito né itinerario preliminare, la sua azione spontanea, oltre che nella composizione di oggetti, che è la dimensione artistica iniziale, si elabora e conclude nelle braccia del verbo fecondato, nei fiumi della sua poesia. Un ciclo di vita che si può definire in azione, realizzazione, verbo. L'azione artistica di vent'anni nel gioco ecologico, le configurazioni realizzate con gli scarti del mare, il Guinness, le bottiglie con i messaggi, ma soprattutto l'arte concettuale scaturita con il matrimonio tra i temi ecologici e sociali, sono diventati l'oggetto della ricostruzione della memoria che si è anche trasformato in arte letteraria, nella composizione di poemi e poesie che descrivono le vittime del suo popolo africano che hanno scalciato la loro terra per raggiungere il nord. L'azione del Museo della Memoria del Mare e dell'Uomo è oggi al suo stadio di maturità e continua nello sforzo nel diffondere la sapienza ed un'etica ecologica per un mondo di pace e vivibile anche nel futuro.